Nel cuore della Franciacorta si trova Nigoline Bonomelli, paese natale di Geremia Bonomelli, importantissimo vescovo di Cremona. È dominata al centro dalla seicentesca chiesa di San Martino. Spicca nelle vicinanze il possente Palazzo Monti della Corte, che ha ospitato numerosi personaggi importanti, tra cui Tito Speri, Ugo Foscolo e Aleardo Aleardi, quello che chiamò Brescia Leonessa d'Italia per intenderci. Oggi è usato anche per ricevimenti matrimoniali, uno spettacolo. Non è l'unico palazzo nobile di Nigoline, sia chiaro. Prendendo la strada che sale a Monte Alto, ad esempio, vedete Palazzo Torri, che era dei Federici e che ha ospitato Pascoli, Zanardelli, Carducci e tanti altri. Ma non mi fermo perché voglio portarvi in un posto incantevole, la chiesa di Santa Eufemia. La fondazione della chiesa risale all'VIII-IX secolo ed è una delle più antiche della Franciacorta. Il suo aspetto attuale risale al XV secolo e nel Cinquecento furono dipinti al suo interno scene del martirio di Santa Eufemia e della Passione di Cristo, considerati opera del Ferramola. In questa chiesa si scorgono anche gli stemmi della corte dei Federici che vedete qui ritratti. Nel cimitero c'è anche la cappella di famiglia dei Monti della Corte, dove giace il barone Alessandro, i cui studi sull'araldica delle famiglie mi sono tanto preziosi per le storie sui cognomi che vi racconto sul blog e di cui gli sono grato. Ho in serbo altri numerosi racconti di storie da raccontare, oltre a farvi vedere delle chicche sul territorio come castelli e borghi. Se sei interessato, iscriviti al canale e seguimi sui social. Raccomande.